Casa di bambola di Henrik Ibsen. Siamo a casa di Nora e conosciamo il marito che la reputa una piccola bambolina. Arriva l'amica che la reputa una bambina. Arriva un tizio, dipendente del marito, che rischia di perdere il lavoro, che la ricatta per una firma falsa e le dà della bambina. Il giorno dopo arriva l'amica e le dà della bambina. Poi parla col marito e lo supplica di non licenziare il tizio, ma il marito le dice che è una capricciosa. Torna il tizio e la ricatta, ma peggio, e le dà della viziata. Ma l'amica si offre ad aiutarla, poiché aveva una relazione con il tizio e se lo sposa. Ma che davvero? Ma alla fine il marito scopre tutto lo stesso e gliene dice di tutti i colori, per poi sapere che il tizio non ha più intenzione di ricattarli, perché si tromba l'amica. Il marito allora la perdona e lei giustamente molla lui e i figli. Brava! Fine! Opere teatrali? Oh, ma dai! Brutalmente sintetizzate. Titoli di coda, yeah!